Bentornati, pace e bene a tutti. Oggi, 5 ottobre, ricordiamo Santa Faustina. Ascoltiamo. Suor Maria Faustina nacque il 25 agosto 1905, terza di 10 figli. Fin dal settimo anno di vita sentiva nella sua anima la vocazione religiosa, ma non avendo il consenso dei genitori per entrare in convento, cercava di sopprimerla. Sollecitata poi da una visione di Cristo sofferente, partì per Varsavia, dove il 1 agosto 1925 entrò nel convento delle suore della Beata Vergine Maria della Misericordia. Col nome di Suor Maria Faustina, trascorse in convento 13 anni, nelle diverse case della congregazione, lavorando come cuoca, giardiniera e portinaia. Attraverso Suor Maria Faustina, l'apostola della Divina Misericordia, il Signore manda al mondo il grande messaggio della misericordia divina e mostra un esempio di perfezione cristiana basata sulla fiducia in Dio e sull'atteggiamento misericordioso verso il prossimo. Alla base della sua spiritualità si trova questo mistero che Faustina meditava nella parola di Dio e contemplava nella quotidianità della sua vita. La conoscenza e la contemplazione del mistero della misericordia di Dio sviluppavano in lei un atteggiamento di fiducia filiale in Dio e di misericordia verso il prossimo. Scriveva: «O mio Gesù, ognuno dei tuoi santi rispecchia in sé una delle tue virtù. Io desidero rispecchiare il tuo cuore compassionevole e pieno di misericordia. Voglio glorificarlo. La tua misericordia, o Gesù, si è impressa sul mio cuore e sulla mia anima come un sigillo, e ciò sarà il mio segno distintivo in questa e nell'altra vita». La sua vita spirituale si caratterizzava inoltre per l'amore all'Eucarestia e per una profonda devozione alla Madre di Dio della Misericordia. Gli anni della sua vita religiosa abbondarono di grazie straordinarie. Le rivelazioni, le visioni, le stigmate nascoste, la partecipazione alla passione del Signore, il dono dell'ubiquità, il dono di leggere nelle anime umane, il dono della profezia e il raro dono del fidanzamento e dello sposalizio mistico. Scriveva nel diario: «Nelle grazie, nelle rivelazioni, nelle estasi, né alcun altro dono ad esse largito rendono perfetta, ma l'unione intima della mia anima con Dio. I doni sono soltanto un ornamento dell'anima, ma non ne costituiscono la sostanza né la perfezione. La mia santità e perfezione consiste in una stretta unione della mia volontà con la volontà di Dio». Il Signore scelse Suor Maria Faustina come messaggera della misericordia per trasmettere, mediante lei, un grande messaggio al mondo. Nell'Antico Testamento, si legge nel diario, «mandai al mio popolo i profeti con i fulmini. Oggi mando a te tutta l'umanità con la mia misericordia. Non voglio punire l'umanità sofferente, ma desidero guarirla e stringerla al mio cuore misericordioso». Suor Maria Faustina, distrutta dalla malattia e dalle varie sofferenze che sopportava volentieri come sacrificio per i peccatori, nella pienezza della maturità spirituale e misticamente unita a Dio, morì a Cracovia il 5 ottobre 1938, all'età di appena 33 anni. Santa Faustina ci riporta immediatamente ad una parola che è misericordia. Papa Francesco dice che la misericordia è aria da respirare. La misericordia non abbandona chi rimane indietro. E continua il Papa: «Se tutto il nostro cristianesimo non ci porta alla misericordia, abbiamo sbagliato strada, perché la misericordia è l'unica vera meta di ogni cammino spirituale». E in una delle rivelazioni in cui Cristo parla proprio a Santa Faustina, in merito anche al dono della coroncina, alla Divina Misericordia, che vi invito proprio oggi a riscoprire, dice: «Quanto più grande è la miseria degli uomini, tanto maggior diritto hanno alla mia misericordia, perché desidero salvarli tutti. Scrivi che prima di venire come giudice spalancherò tutta la grande porta della mia misericordia. Chi non vuol passare da questa porta dovrà passare per quella della mia giustizia.
La sorgente della mia misericordia è stata aperta dal colpo di lancia sulla croce per tutte le anime. Non ne ho esclusa nessuna. L'umanità non troverà né tranquillità né pace finché non si rivolgerà alla mia misericordia. Di all'umanità sofferente che si rifugi nel mio cuore misericordioso ed io la ricolmerò di pace. E proprio affinché la nostra anima trovi questa capacità di affidarsi alla misericordia di Dio, noi ci affidiamo all'intercessione e preghiamo. Santa Faustina, prega per noi.